Asso Formatori arriva anche all'Academy. Docenti e dipendenti della scuola di lingua inglese di Siracusa hanno seguito con particolare attenzione la lezione tenuta da Giuseppe Laurettini e dai suoi collaboratori Antonio Lentinello, Dario Ierna e Giovanni Bottaro sulle manovre salvavita con massaggio cardiaco e uso del defibrillatore su adulti e bambini, defibrillatore che non può essere utilizzato sui lattanti. Il corso è stato incentrato anche sulla manovra di Emlich, che si utilizza per disostruire le vie aeree dalla presenza di un corpo estraneo in caso di ostruzione totale. Aula gremita con quasi 30 persone che hanno seguito l'interessante lezione. A fare gli onori di casa il titolare dell'Academy of English, Sean Neri. Al termine, i corsisti hanno risposto ad un questionario. Lunedì prossimo la parte pratica. Riceviamo tantissimi studenti qua giornalmente durante tutto l'arco dell'anno accademico, quindi per tutti noi, il nostro personale, è fondamentale poter intervenire quando necessario, se necessario, e creare una vera e propria oasi della sicurezza nella nostra scuola, così che tutti sappiano quantomeno cosa fare e come intervenire nell'ipotesi, nell'episodio, che uno spera non avvenga mai, ma se avviene, essere preparati. Sono tanti, no, gli studenti che hanno aderito a questa iniziativa. Ah, in realtà, più che gli studenti, è un corso dedicato al personale, quindi è tutto il nostro staff, i docenti, gli amministratori, tutti i colleghi, tutte le persone che lavorano in tutte le varie dipartimenti della nostra organizzazione, che lavorano sia per gli studenti locali che studiano l'inglese, sia per tutti, diciamo, gli studenti delle varie scuole che noi gestiamo qui a Siracusa. Siamo veramente orgogliosi che la scuola d'inglese Academy di Siracusa abbia scelto il nostro gruppo, Associazione Ambiente e Salute, Centro di Formazione Asso Formatori, per poter formare il proprio personale alle manovre salvavita di BLSD, quindi rianimazione cardiopolmonare, uso del defibrillatore. Hanno anche svolto il corso di primo soccorso aziendale con i nostri medici istruttori e il corso antincendio basso rischio, insomma una struttura sicura e in sicurezza in tutto e per tutto. Ci auguriamo con questo, ci auguriamo che al più presto, insomma in qualche modo la nostra città sia cioè in qualche modo cardioprotetta, proprio per questo motivo che invitiamo e soprattutto rivolgiamo l'invito all'amministrazione comunale affinché prenda dei provvedimenti seri per far sì che tutti i nostri cittadini e tutta la nostra comunità di conseguenza sia in sicurezza. Antonio Lentinelli è uno degli istruttori, tra l'altro sei stato anche allo stadio De Simone in occasione dell'inaugurazione del murales. E abbiamo portato questa mattina alla sua seconda esperienza il piccolo, la nostra mascotte, il piccolo Antonio, che abbiamo nominato sul campo assistente istruttore perché è bravissimo a spiegare tutto quello che c'è da fare per un eventuale soccorso. E i bambini, i ragazzini che erano presenti, erano entusiasti perché era un loro coetaneo più piccolo. E con la loro come si dice, intelligenza di bambini a far capire quello che bisogna fare.